Dipendente dell'azienda confiscata con la qualifica dirigenziale che non rientri ovviamente tra i soggetti indicati di cui alla lettera B, quindi che non abbiano determinate incompatibilità, e noi a questa previsione siamo contrari perché, come si è detto, il dare titolo preferenziale ai lavoratori all'interno delle aziende che si costituiscono in cooperative vuol dire creare, secondo noi, una discriminazione rispetto alle aziende sequestrate e confiscate, dove abbiamo lavoratori che appunto non riusciranno o non si vorranno costituire in cooperative. Per questo motivo ci sembra che non sia opportuno inserire in un decreto legislativo che verrà fatto dal governo questa previsione, e chiedo anche al governo, per i ragionamenti che abbiamo fatto anche in comitato dei nove che abbiamo fatto prima, chiederei di esprimersi su questo. Grazie, collega Nuti, prego. Grazie Presidente. Questo emendamento vuole eliminare la lettera R perché semplicemente si dà un titolo preferenziale alle cooperative per accedere a questi fondi. Allora io chiedo, lo chiedo ovviamente al governo e chiedo anche a tutti gli altri colleghi della maggioranza, già ci siamo confrontati con il relatore su questo in Comitato dei Nove, che non ha voluto cambiare il proprio parere. Perché queste cooperative, costituite per carità da dipendenti delle aziende sequestrate e confiscate, devono avere titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi? Così facendo, membri del governo, tutti tenderanno a questa forma per avere i contributi. Sarebbe il caso di evitare questo tipo di norma. Grazie Presidente. La ringrazio, non ci sono altri interventi. Dichiaro aperta la votazione. 27.8 Sarti, pareri contrari. Malisani. Gandolfi. Qualcun altro? Non mi pare. Romanini. Rubinato. Donati. Chi altro? Donati. Ancora Donati. Roberto Agostini. Roberto Agostini.